Noi ci interessava soprattutto mettere in evidenza alcuni aspetti generali del contesto del sito UNESCO delle Cinque Terre, e in particolare il nostro focus sarà sull'area protetta del Parco delle Cinque Terre, che se vogliamo è anche un po' il cuore anche del sito UNESCO, e darvi, e lo farà poi Emanuele, al quale passerò la parola tra pochi minuti, un'illustrazione di un esempio concreto di un progetto in corso che mette insieme elementi del patrimonio valoriale del sito e dell'area protetta, cioè il sistema dei terrazzamenti, e il tema che è il cuore, diciamo, del convegno del climate change, nell'ambito di un progetto LIFE che è in corso e che si chiama Snowball. Ovviamente alcune parole di presentazione per presentare appunto l'introduzione di un contesto che è un contesto molto complesso. Siamo nell'ambito di un sito paesaggio culturale, riprendo anche alcune delle cose che diceva prima Irma rispetto ai temi delle categorie natura, cultura, siti misti e così via. Il sito delle Cinque Terre è stato il Porto Venere, Cinque Terre e le Isole, questa è la denominazione completa, perché come vedete include anche l'ambito del comune di Porto Venere con le relative isole, e una porzione anche del comune di Levanto. E quello che vedete rappresentato nel perimetro è il sito iscritto oggi all'interno anche poi della documentazione del piano di gestione presentato nel 2016. È stata inserita anche una proposta di buffer zone che riguarda anche la parte dell'entroterra, e ci tengo a sottolinearlo un aspetto importante, ricollegandomi ancora all'intervento precedente, anche una buffer zone a mare. Mare che dalla lettura dei criteri di iscrizione 2, il 4 e il 5, dalla motivazione anche che dette ICOMOS e che poi contribuì all'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, era un po', se vogliamo, il grande assente. Invece credo che sia importante anche, collegandomi a quello che si diceva prima, questo aspetto del valore del paesaggio anche visto da fuori, no? Prima si diceva dei punti di osservazione per godere, per fruire del valore anche estetico percettivo del paesaggio delle Dolomiti. Lo stesso avviene anche un po' anche nel caso delle Cinque Terre, perché probabilmente uno dei luoghi di osservazione più completi di quel complesso mondo che è questo di questo sito, lo si ha proprio osservandolo dal mare. E quindi il tema che è un po' il tema, come dire, di tutti i paesaggi culturali, quello dell'essere il risultato dell'armoniosa interazione tra uomo e natura, un paesaggio che non è pensabile in assenza dell'intervento. E questo tema natura-cultura, appunto, non è che sembra una cosa, se vogliamo, anche banale, anche per quello che è l'ambito disciplinare o le riflessioni che possono essere fatte da UNESCO e dagli advisory bodies. Però non è così, dico anche da, come dire, membro di ICOMOS Italia, e avendo partecipato anche ad alcune attività di ricerca, come dicevo prima, che hanno avuto come focus questo. Indagine anche che deve essere poi tradotta in indicazioni e in linee guida per chi si occupa poi per la gestione dei siti sul rapporto natura e cultura. Penso ad esempio al progetto Connecting Practice portato avanti appunto da ICOMOS e da UCN, proprio per provare a lavorare fin dal lessico anche che si usa per avere degli strumenti condivisi e che semplifichino anche un po' la vita, se vogliamo, di chi si occupa della gestione di questi contesti. Pensate a quanto possa essere complicata la gestione di un ambito territoriale sì, piccolo, perché stiamo parlando di un affaccio che ha uno sviluppo lineare costiero di circa una ventina di chilometri, 15 quello delle Cinque Terre, poco di più, includendo anche quello di Porto Venere, ma dove sul quale insistono tutto un sistema di valori che sono valori di carattere naturale, valori storico-paesaggistici, archeologici, e che sono valori riconosciuti perché sono anche disciplinati da un apposito sistema di vincoli. Qui, solo a titolo di esempio, avete rappresentati un po' i vincoli naturali, la campitura in verde è quella del Parco Nazionale,
Vedete i SIC, i siti di importanza comunitaria, l'area marina protetta, un parco regionale che interessa l'ambito di Porto Venere, delle isole Palmari, Tino e Tineto. E a questo ovviamente, a questa complessità, a questo articolato sistema di valori, corrispondono anche poi tutta una serie di soggetti istituzionali, di strumenti di gestione diversi, che ovviamente, diventano elemento anche questo da affrontare, da sviluppare, strutturare al meglio per affrontare poi le sfide di un contesto in evoluzione come può essere quello dei fenomeni che avvengono alla scala locale, le trasformazioni socio-economiche. Pensate a quanto possa essere stato importante lo sviluppo del turismo in un arco temporale così breve come quello delle Cinque Terre, o a shock che colpiscono il territorio come possono essere state le alluvioni che vedevamo anche rappresentate prima dell'intervento iniziale, o appunto anche a una scala diversa, quelli che sono poi i climatici. Tutto questo appunto poi si traduce in difficoltà di carattere gestionale. In particolare, per quello che riguarda l'ambito del sito delle Cinque Terre, dopo un lungo periodo, diciamo così, in cui più voci hanno provato a occuparsi della gestione con il coordinamento del Ministero dei Beni Culturali tramite poi le articolazioni locali, finalmente nel 2016 si è arrivati alla sottoscrizione di un accordo di programma che contiene poi un accordo attuativo, con un protocollo di gestione sottoscritto da tutti i soggetti che a vario titolo sono responsabili del sito e della zona tampone, quindi con un'identificazione più precisa di quelle che sono delle responsabilità, attraverso appunto un'articolazione in un comitato di coordinamento, una comunità dei comuni della zona tampone, i gruppi di lavoro tecnico-amministrativi e poi anche la costituzione di un vero e proprio ufficio del sito, che ha un site manager che si alterna tra il sindaco del comune di Porto Venere, che è anche del Parco regionale di Porto Venere e il presidente del Parco delle Cinque Terre. Recentemente, appunto, c'è stato il cambio e l'attuale presidente del Parco delle Cinque Terre, Donatella Bianchi, è anche site manager del sito UNESCO. Questo per mettere in evidenza come, appunto, per essere efficaci poi anche nel mettere in atto le misure necessarie ad affrontare appunto le sfide del cambiamento che si diceva prima, i grandi temi anche del cambiamento climatico, occorre poi avere, come dire, delle strutture e delle modalità operative adeguate. Mi piace ricordare che proprio recentemente, anche così come alcuni dei casi delle Dolomiti, anche quello delle Cinque Terre, in particolare proprio il caso di studio sulla struttura gestionale del sito UNESCO delle Cinque Terre, sono state inserite all'interno della piattaforma Panorama. Qui forse è un po' chiaro, ma avevo messo anche l'indirizzo web, ma lo trovate, Panorama Solutions, che è un progetto che è stato recentemente avviato da ICOMOS, ICROM, IUCN, insomma gli advisory bodies di UNESCO, per creare un po' quella sorta di banca dati, di buone pratiche, tra virgolette, che riguardano siti iscritti alle liste patrimonio mondiale dell'umanità, ma non solo, anche aree protette e altri contesti, e proprio per rispondere un po' anche a quella necessità di misure applicabili da sito a sito, che se non ricordo male veniva detto da Marina Baldi all'inizio dell'intervento. Accelero per dare alcune indicazioni. Appunto, il riferimento nel quale ci muoviamo e del quale poi Manuele vi andrà a presentare in maniera più concreta tutti gli aspetti che riguardano il progetto Stonewalls for Life, è quello del paesaggio terrazzato delle Cinque Terre. Quindi usiamo una lente di ingrandimento che ci sposta un pochettino in quel microcosmo che avete visto rappresentato prima, nella parte che è Parco Nazionale delle Cinque Terre, e quindi questo vuol dire rispondere al Ministero dell'Ambiente e non al Ministero dei Beni Culturali, avere uno strumento di gestione che è il piano del parco, che in qualche modo,
deve far proprie o viceversa, non entro nel merito di scale gerarchiche, però deve poi relazionarsi con i piani di livello comunale, con il piano di gestione del sito UNESCO. Ecco, prima quando parlavo di molteplicità di attori, esigenze, strumenti di gestione, facevo riferimento anche a questi aspetti. Un parco nazionale che, si ricordava anche prima, sono pochi i contesti, no, naturali in Italia che sono poi oggetto di tutela, anche in ambito UNESCO. È un parco che è stato definito proprio il parco dell'uomo, no? Perché l'uomo in qualche modo ha scritto un nuovo equilibrio, nuove dinamiche naturali per la costruzione del sistema dei terrazzamenti. Quindi un paesaggio che, come abbiamo detto all'inizio, come avviene nel caso dei paesaggi naturali e culturali, scusate, non è pensabile ipotizzare in assenza dell'uomo, perché avremo la ripresa delle dinamiche naturali. Il paesaggio e gli insediamenti delle Cinque Terre sono arrivati fino a noi, diciamo, con un lavoro di continuità che è durato nel corso del tempo, e quelli che sono un po' i sistemi tradizionali di coltura, proprio per quelle che sono le condizioni estreme anche di questo territorio, non possono essere soggetti a cambiamenti radicali, hanno consentito che quello che in qualche modo è stato un progetto, forse anche inconsapevole, da parte della comunità locale, fatta di persone che avevano le spalle rivolte al mare, ma preoccupate di trovare spazio sufficiente per avere possibilità di coltivare il contesto nel quale vivevano. Questo progetto collettivo si è formato nel tempo e è anche evoluto e ancora oggi proprio è in evoluzione, anche alla luce appunto di quelli che sono fenomeni alla scala più planetaria, come può essere il tema del cambiamento climatico, ma come vi dicevo anche in relazione alle mutate condizioni sociali ed economiche di un contesto che in un arco temporale così breve dal momento, diciamo, dell'iscrizione nel 1997, il parco è stato istituito nel 1999, quindi una storia, se vogliamo, anche breve, ma che vale quasi come un'era geologica per le comunità locali. Alcuni numeri che danno idea, però, del quadro di riferimento che abbiamo per il progetto Stonewalls for Life: come vedete, stiamo parlando di una superficie terrazzata di notevole estensione, che non ha più quell'aspetto, diciamo, della monocultura, tra virgolette, che vedete rappresentata in un'immagine di qualche tempo fa, ma che oggi, ovviamente, anche per le dinamiche dell'abbandono, ha come dire, una macchia di leopardo come aspetto esteriore che viene colto, perché a fianco di un terrazzo che viene coltivato abbiamo magari lo sviluppo dei cespuglietti e la ripresa della macchia mediterranea, proprio perché assistiamo anche ad una estrema parcellizzazione fondiaria che fa sì che i proprietari siano diversi l'uno dall'altro. Lo introduco perché è uno dei temi che poi sarà ripreso anche da Manuele nella descrizione del progetto. La foto della donna non a caso, perché il ruolo delle donne è stato fondamentale per la prosecuzione, il mantenimento e la salvaguardia di questo paesaggio quando nel secolo scorso, ridotto un po' l'isolamento del contesto delle Cinque Terre grazie alla costruzione della linea ferroviaria verso Genova e della strada provinciale, collegamento con La Spezia, c'è stato poi lo sviluppo poi anche delle attività della cantieristica navale all'inizio del secolo scorso su Spezia, c'è stata poi la possibilità per gli uomini di trovare opportunità lavorative. E quindi le donne si sono fatte carico in tutti i sensi proprio di essere un po' le custodi di un'opera che appunto ha trasformato il paesaggio modellando i versanti secondo appunto delle regole non scritte, tramandate di generazione in generazione, che costituiscono un po' quel bagaglio di sapere locale che è anche sapere tecnico che spesso viene discusso appunto in ambito UNESCO. Ovviamente al sapere locale, che è sapere tecnico, poi nel corso del tempo, grazie poi anche al lavoro fatto dal Parco in questi anni, sono stati messi in atto tutta una serie di strumenti
scientifici e di azioni per provare a ridurre i fenomeni di dissesto che si verificano in conseguenza delle piogge, dell'abbandono delle attività agricole. Penso ad esempio all'avvio del lavoro del Centro sui studi di rischi idrogeologici già di qualche anno fa, che ha proprio come finalità quella di comprendere meglio le criticità legate alle condizioni del dissesto del territorio del parco. Ovviamente avendo come riferimento purtroppo quello che avvenne nel 2011 con l'alluvione, appunto, che era rappresentata anche nella fotografia del primo intervento e le successive che ancora oggi precludono la possibilità di godere di alcuni tratti o di avere delle chiusure parziali di alcuni tratti dei sentieri escursionistici, che comunque costituiscono una rete molto fitta all'interno del territorio, però il sentiero costiero, diciamo, è quello che è maggiormente soggetto a problemi, che è quello. Una fitta rete di sentieri che è proprio anche questa, come dire, derivazione diretta del sistema dei collegamenti interpoderali che consentivano dalle teste del mulo sulle quali si cammina a tutti gli altri sistemi di accesso alle zone agricole e in qualche modo innervano come tessuto nervoso, l'area e l'ambito del cuore del paesaggio terrazzato. Ovviamente azioni di studio, ma azioni di monitoraggio in continuo dei sistemi di frane avvengono sul territorio. Come vedete, ora il focus è proprio su quello che è il confine del parco, che vedete rappresentato in azzurrino. E delle azioni anche che il parco fa in sostegno alle attività agricole, dalla manutenzione delle monorotaie, che sono un sistema, no? Siamo nell'ambito delle buone pratiche trasferite, diremmo oggi, perché i contadini della cooperativa agricola delle Cinque Terre in qualche modo trasferirono qui un'esperienza vista in Svizzera tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, nella zona di Lavaux, altro sito UNESCO, oppure contributi appunto per la fornitura di barbatelle, di pali in castagno e spostamento anche delle pietre attraverso l'elicottero. Immagino abbiate di consapevolezza del fatto che siamo in una zona nel quale gli interventi agricoli non possono essere meccanizzati, le uniche possibilità di appunto di avere un supporto sono quelle dell'utilizzo della monorotaia per trasportare un po' di materiali e soprattutto durante la vendemmia le cassette piene d'uva. Oltre a questo, il parco poi si occupa anche della fornitura magari di materiali, proprio delle pietre per gli interventi diretti di ripristino e recupero dei terrazzamenti e si occupa anche diciamo così, della conservazione, no, di quel patrimonio intangibile che è il sistema dei saperi e di conoscenze sulle tecniche costruttive per i muri a secco attraverso dei progetti di formazione che molto spesso hanno anche una forte valenza di inclusione sociale, ne sono stati fatti in particolare in collaborazione con molti soggetti che operano sul territorio che hanno proprio, come dire, a cuore il tema della paesaggio terrazzato, quale appunto la Fondazione Manarola, che è anche uno dei partner del progetto Stonewalls for Life, e mi fermerei qui appunto per entrare nel merito appunto delle attività del progetto e farlo illustrare a Emanuele. Grazie.